Calfredo Lucchesi. Lei ha fatto più di un appello ed è preoccupato perché dice: è inutile che facciamo tante belle cose in Calabria se poi accogliamo e accoglieremo i turisti con i cumuli di spazzatura in strada. Sì, guardi, questo è vero, è una situazione abbastanza critica e dovremmo denunciare un po' tutta la situazione che sta succedendo in Calabria. Come dicevo, è inutile continuare a pubblicizzare, spendere dei soldi per la nostra Calabria su pubblicità, su altre cose. Questo problema rifiuti è una cosa abbastanza brutta, ecco, diciamoci la verità. Rifiuti per strada, carenza idrica, non esiste turismo senza sanità. Inutile nasconderle queste problematiche che ci sono in Calabria. Sicuramente chi verrà in Calabria non si innamorerà di questa nostra splendida regione. Ecco, sindaco, ma vi sentite traditi dalla regione Calabria in questo momento, dall'ente regione? Diciamoci la verità una volta per tutte. Guarda, io, come diceva un mio amico sindaco, io mi sento un sindaco libero, veramente, ve lo dico apertamente, perché in 20 anni questa regione non ha mai programmato il futuro. Bisogna programmarlo questo benedetto futuro, bisogna progettare, snellire tutta questa burocrazia che è troppo lenta rispetto alle emergenze che ci sono in corso. Ecco, ma ci sono al momento cumuli in strada di spazzatura a Santa Domenica? Ma io devo dire la verità, di Santa Domenica diciamo che stiamo cercando di tamponare la situazione, ma fino a quando? Fino a quando riusciremo a farlo? Io sono convinto che tra qualche giorno avremo problemi anche noi qui a Santa Domenica Talao.